Buongiorno, ben ritrovati con questa nuova puntata di Tribuna Politica dell'Associazione Quintiliano che viene trasmessa sul canale YouTube dell'Associazione Quintiliano TV. Oggi abbiamo qui con noi come ospite il candidato al Consiglio Comunale della Lega Nord, Fabrizio Ricca. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera a tutti. Allora, io comincerei subito con le domande, verrei subito al dunque. La prima domanda che vorrei rivolgere a Fabrizio riguarda questi 10 anni dell'amministrazione Chiamparino. Con quest'anno si chiude l'era Chiamparino che è durata 10 anni. Qual è il tuo giudizio su questi 10 anni di amministrazione Chiamparino? Che tolte le tre, diciamo, i tre grossi eventi, ovvero la metropolitana, ovvero le Olimpiadi, ovvero i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia, il resto è tutto da buttare, perché sono stati 10 anni di sprechi, sono stati 10 anni di soldi gestiti davvero male, sono stati 10 anni di disastri economici e di un ammodernamento della città soltanto parziale. Torino è diventata la città del centro, dove abbiamo uno dei centri più belli d'Europa, io oserei dire anche del mondo, ma con un degrado totale verso le periferie, dove i piccoli commercianti all'interno delle periferie fanno fatica ad arrivare a fine mese perché inghiottiti dai grossi centri commerciali. Sicuramente questa situazione non fa assolutamente bene ai torinesi. Questo è, secondo me, stato uno dei più grandi errori. Il millantare grosse spese come quella della metropolitana per giustificare i buchi di bilancio sono anche falsità nei confronti dei propri cittadini, in quanto, diciamo, il 60% dei soldi che sono serviti per costruire la metropolitana sono arrivati dallo Stato. Le Olimpiadi sono state finanziate dallo Stato, il Toro che è stato devastato dai debiti e anche lì c'è un discorso ancora tutto in opera per quanto riguarda le verifiche giudiziarie. E adesso vedremo, ci sono anche già delle verifiche giudiziarie in atto su tutto quello che riguarda l'ambito dei 150, dei festeggiamenti di 150 anni. Diciamo che si sono fatti una bellissima chiusura di campagna elettorale con la adunata degli Alpini. Molto bene. Io passerei alla seconda domanda. Quindi, vista la tua considerazione verso questi 10 anni di gestione Chiamparino, secondo te di cosa ha bisogno essenzialmente la città di Torino per ripartire in vista del futuro? Ma ha bisogno di uno slancio nuovo, giovane, giovane politicamente, perché anagraficamente ovviamente nessuno ha niente a che vedere contro il candidato sindaco del centro-sinistra, però io penso che una persona diciamo di ormai stagionata esperienza politica, che non vive a Torino da 30 anni, che quando arriva sale sull'auto blu, corre col lampeggiante fino sotto casa per poi sparire tra le guardie del corpo fino a casa sua, io non so quale possa essere il valore aggiunto. Noi proponiamo, diciamo, una politica nuova, giovane, fresca, esattamente come quella che stiamo sviluppando in regione col presidente Cota, che sta dando dei buoni risultati nonostante i massacranti debiti che sono stati ereditati dalla giunta Bresso. Quindi un'altra piccola domanda all'interno di questa seconda, visto che voi della Lega parlate Certo. molto del federalismo Sì. territoriale e ultimamente si parla anche del federalismo municipale. Certo. Quindi a proposito di debiti e di spesa, come può incidere in maniera netta il federalismo? Sì, partendo dal presupposto che a conti fatti noi versiamo 15 miliardi di euro allo Stato di tasse potrebbero rimanere all'interno del Piemonte, quindi si possono gestire a livello locale sicuramente in maniera migliore. Evitiamo gli sprechi, andiamo a controllare quelle che sono le amministrazioni un pochino più sul dettaglio. Quei decreti attuativi che saranno proposti nelle prossime settimane, per me bloccheremo ai vari sindaci, ai vari amministratori che hanno buchi di bilancio di potersi ricandidare. Ricordiamo che con questa norma Chiamparino nel 2006 non sarebbe stato ricandidato perché è impossibilitato. Noi quello che vogliamo appunto è il federalismo municipale, cercare di dare una sgrossata. Ovviamente non sappiamo cosa c'è all'interno dei debiti, cioè dei debiti a livello di consiglio comunale perché non ci ha messo sapere, perché non abbiamo ancora assessore a bilancio. Appena metteremo le mani sui bilanci, stavolta li faremo certificare prima e non dopo averli approvati, così magari vediamo subito di metterli con le spalle al muro e poi cercare di capire come si può veramente risollevare Torino da questa crisi. Molto bene. Cambiando argomento, passando a un altro argomento, tu sei un candidato molto giovane che ha deciso di mettersi in gioco seriamente con queste elezioni. Visto che i giovani rappresentano il futuro di Torino, secondo te i giovani come devono vivere la realtà di Torino e cosa può fare questa città per loro, visto che tu... Sì, io ho 25 anni e ho deciso di lanciarmi in questa avventura perché noi siamo una squadra,
Io sono il responsabile dell'area giovanile della Lega Nord a Torino e insieme ai ragazzi stiamo sviluppando un progetto a Torino, insieme ai consiglieri regionali Tiramani e Molinari, all'onorevole Cavallotto, tutti sotto i 34 anni. Stiamo cercando di far cambiare proprio il modo di far vedere la politica ai ragazzi torinesi, perché sono sempre più delusi e schifati da questa lobby tutta riservata ad amici degli amici, in quanto in questo momento è inaccessibile ad un ragazzo della mia età qualsiasi tipo di esperienza politica di un certo tipo. Sicuramente noi siamo un movimento che è molto a contatto con la gente, con i ragazzi vengono da noi, di solito tutti i partiti vanno alla ricerca diciamo, dei ragazzi da poter inserire tra le proprie fila. Noi quotidianamente riceviamo segnalazioni di ragazzi che hanno voglia e piacere di iniziare a conoscere il nostro movimento. Questo secondo me è un bellissimo segnale ed è quello che noi adesso a livello proprio istituzionale cercheremo di andare ad insegnare. Perché secondo me è importante riavvicinare i ragazzi alla politica, perché in tutti i casi, per quanto loro non ne vogliano sapere, la politica poi si va a interessare di quello che è tutto il mondo giovanile. E se noi abbiamo il contributo dei giovani stessi, sicuramente è più facile fare quello di cui loro hanno bisogno. Quindi un tuo parere molto rapido sul fatto che un fenomeno molto comune fra i giovani oggi è il distacco dalla Sì, politica, ma distacco. un'apatia, una Ma perché disillusione vedono molto forte. certo, ma perché loro vedono comunque questi politici, perché poi ovviamente il politico è inteso come il parlamentare, perché a livello diciamo, di pensiero comune il politico, il parlamentare è lontano da Roma, che vive a Roma, che torna a Torino soltanto per andare a prendere i figli e portarli nei weekend in montagna. Noi stiamo insegnando tutta un'altra cosa, i nostri eletti sono quotidianamente sul territorio, sono nei mercati, sono nelle piazze, nei gazebo. Per prendere proprio contatto diciamo, con la cittadinanza. Questo è quello che secondo me è il passaggio fondamentale. Noi andiamo a svecchiare questo tipo di sistema politico. Ovviamente, finché avremo po così pochi eletti a livello giovanile, sarà un meccanismo un pochino più difficile. Quando noi riusciremo ad avere 10 giovani nelle 10 circoscrizioni, un consigliere comunale, potremmo esplodere questo tipo di sistema cercando di andare a contattare i ragazzi uno per uno, prenderli fuori dalle scuole, dentro le università e magari iniziare a tirare fuori tutti quelli che sono i centri sociali che si sono appropriati, secondo me, indebitamente di tutta l'area universitaria, perché poi alla fine spadroneggiano e fanno quello che vogliono senza che nessuno gli possa dire niente. Molto bene. Passando a un'altra domanda sui candidati a sindaco, un tuo giudizio sul candidato sindaco che la tua lista sostiene e anche sugli altri candidati a sindaco? Allora, per quanto riguarda Michele Coppola segue l'onda di Roberto Cota, una persona giovane, sveglia, capace, fresca, che sa interagire con tutti i ceti, perché diciamo, dall'operaio all'imprenditore è capace di venire a creare quel contatto che, vedendo quello che è la campagna elettorale di Fassino, una campagna elettorale fatta di manifesti, di grandi slogan, di soldi spesi. Tantissimi soldi spesi, manifesti, una pre-campagna elettorale mastodontica, e io tra la gente non l'ho mai visto se non in queste ultime settimane. Michele Coppola rappresenta il futuro, rappresenta, diciamo, una nuova classe politica. Lui non ha dichiarato che dopo tra 5 anni smetterà di fare sindaco e andrà in pensione. Lui ci crede a Torino, vive a Torino, perché ricordiamo che il signor Fassino è 30 anni che vive a Roma, quindi probabilmente non sa neanche com'è fatta Torino. Lui si ricorda forse di quando 30 anni fa lasciò Torino per andare a fare il parlamentare. Musì, io personalmente lo conosco a livello, diciamo, di professore universitario, insegnava a Novara, politicamente era un liberale, era segretario della giovanile del Partito Liberale tantissimi anni fa. Politicamente non saprei definirlo, sicuramente è più un tecnico che un politico, difatti si è fatto anche, secondo me, un pochino soggiogare dai discorsi di partito, inserendo la lista Mina Coppola. Che quello secondo me è stata una delle sue macchie della campagna elettorale, perché sembra che per andare a recuperare qualche voto ha bisogno non di fare propaganda, ma di mettere le liste e farlocche all'interno della sua coalizione. Va bene. Trascendendo dal contesto di Torino, un tuo giudizio sulla situazione politica nazionale? È una situazione politica abbastanza difficile. È difficile perché da quando il presidente della Camera ha perso la testa. A livello parlamentare, da quello che ci raccontano poi i nostri onorevoli, c'è una situazione un pochino strana.
Ovviamente c'è da ricompattare una maggioranza che per colpa appunto dell'onorevole Fini è andata un pochino a perdersi. Noi abbiamo dimostrato una compattezza incredibile, siamo l'unico gruppo parlamentare che non ha perso nessuno, cioè 59 sono stati eletti, 59 sono rimasti. Questo è un bel segnale, infatti i voti per noi continuano ad aumentare, ovviamente non solo per questo. Cioè adesso da andare a definire un paio di cose, perché la situazione in Libia è un pochino particolare, noi siamo riusciti con una mozione a dare dei tempi certi per quella che è la risoluzione, stiamo portando avanti il federalismo, che è una grandissima riforma, io penso forse la madre delle riforme, perché forse è l'unica soluzione per la salvezza fiscale di questo Stato. Non, anzi, io non dico forse, io ne sono sicuro perché è la nostra battaglia da sempre. Finito il federalismo municipale, faremo quello regionale, che sicuramente sarà un altro grosso passo importante per il cambiamento di questo Stato. Molto bene. Un'ultimissima domanda che ci è capitata con gli altri candidati, non possiamo non farla anche a te, Certo. giustamente. Sul referendum di giugno si vota su tematiche come il nucleare e l'acqua pubblica. Un tuo giudizio, anche quello della turista sul nucleare e sull'acqua pubblica o privata? Noi partiamo dal presupposto che siamo a Torino e a 160 km c'è una centrale nucleare vecchia di 20 anni che se dovesse avere dei problemi qua comunque probabilmente darebbe gli stessi problemi che sono successi in Giappone. Spieghiamo che in Giappone è dovuto arrivare uno tsunami per creare questo tipo di situazioni perché le centrali per quanto vecchie erano sicure. Tsunami in Italia li vedo abbastanza difficili. Però ovviamente bisogna fare tutte le cose con criterio. Il criterio deve essere analizzare, capire e andare a trovare qual è la soluzione migliore. Io non sono contro il nucleare a priori, io sono per un nucleare controllato anche perché prima o poi il petrolio finirà, anzi molto più prima che poi, perché sappiamo che le risorse non sono illimitate. Sappiamo che le energie alternative molto spesso non bastano. E secondo me bisogna integrarle. Bisogna forse fermarsi un pochino più a riflettere non come cercare di vendere più macchine, ma come impiegare di più, diciamo, l'energia nucleare in termini benefici, perché poi qualcuno ne abusa e si fa le bombe. Per quanto riguarda l'acqua, secondo me si sta facendo una campagna, diciamo, di mala informazione, perché, diciamo, bisogna entrare un pochino più nel merito. Noi non si va a privatizzare l'acqua in quanto acqua. Si va a dare la possibilità di consorziare i vari acquedotti fino al 49% per quanto riguarda diciamo, ovviamente tutte le condutture e tubature, potendo dare in gestione a dei privati. Questo non può portare che benefici perché quando un privato è in minoranza, ovviamente non può avere il controllo totale delle strutture, gli può permettere di fare un lavoro magari un pochino più minuzioso sulle tubature. Ovviamente non è un problema qua del nord perché fortunatamente qua funziona tutto bene. Il problema sono soprattutto al sud dove, diciamo, c'è chi ci vive tagliando le tubature dell'acqua, rovinandole, magari mangiando sui soldi destinati al recupero delle vecchie tubature, magari con quelle nuove. E questo secondo me è un problema un pochino più, cioè, sarebbe da andare a approfondire, bisognerebbe fare più informazione corretta, dobbiamo spiegare bene alla gente che il referendum non è se l'acqua rimanga pubblica o meno, perché l'acqua rimane pubblica a priori. Se il referendum riguarda la privatizzazione di una parte, ovviamente la parte minoritaria, di tutto quello che è il discorso, gestionale delle strutture. Beh, certo, anche se comunque nel referendum c'è, nel quesito referendario sull'acqua pubblica, c'è una seconda domanda che riguarda la decisione della tariffa, dell'applicazione della tariffa in base al capitale investito per la remunerazione degli utili. Sicuramente in questo momento il sistema acqua in Italia è un sistema in perdita, perché ovviamente con tutti i problemi strutturali che noi abbiamo a livello nazionale, ripeto, il problema è oggettivo, cioè non è una mia presa di posizione, ma un problema oggettivo che al centro-sud ci sono più problemi a livello diciamo, di risanamento strutture di quanto riguarda il nord. In questo momento i soldi vengono spediti a pioggia. E non si sa bene dove vadano a finire, probabilmente privatizzando questa parte noi sappiamo come fare. Il discorso era, io parlo, penso sempre quando c'era la SIP per il telefono, che le chiamate costavano 200 lire al minuto, adesso noi paghiamo telefonate un quarto di quelle che erano, perché diciamo, il libero mercato può portare anche questo. Ovviamente
è un discorso che deve essere, ripeto, approfondito, magari avremo modo in un'altra sede di poterne parlare. Molto bene, io direi che per oggi può bastare così. Si chiude questa nostra puntata di Tribuna Politica del Quintiliano. Ringraziamo Fabrizio Ricca per essere stato con noi. Grazie a voi. Io vi saluto e vi auguro il prossimo incontro, la prossima puntata. Alla prossima.